Bene, bene, vediamo degli esempi di ancoraggio emozionali. Solo un secondo che devo sistemare un po' di roba qua. Come al solito sono un po' di cose da sistemare. Un attimino. Ci sono un po' di cose da sistemare qua. Per poter finalmente partire, per poter finalmente partire. Allora, un secondo. Ed eccoci qua, finalmente ci siamo, finalmente ci siamo. Siamo partiti, vediamo chi si collega per fare alcuni esempi di ancoraggio emozionale, come possiamo utilizzare al meglio gli ancoraggi emozionali per sedurre, persuadere, coinvolgere. E abbiamo il nostro Stefano Gatto, che questa volta è precisissimo. Allora, quindi vediamo gli ancoraggi emozionali utilizzati sugli altri per... beh, ma qua dovrebbe arrivare sempre la notifica, no? Stefano Gatto, questa è una live per abbonati, quindi la notifica dovrebbe arrivare sempre qua, la notifica. Credo che qua dovrebbe sempre arrivare, no? Almeno nella tabella per gli abbonati. Allora, bene. Quindi, come utilizzare gli ancoraggi emozionali nella seduzione? Ho detto l'altra volta, adesso facciamo alcuni esempi, che dobbiamo di fatto ancorare i segnali di gradimento. Questo è l'obiettivo. Ancorare i segnali di gradimento cosa vuol dire? Che dobbiamo buttare l'ancora quando l'altra persona emette un segnale di gradimento emozionale. Perché, come dire, andiamo, anche se paradossalmente l'emozione vissuta venisse etichettata dalla parte logica come non propriamente significativa, non propriamente positiva. Quindi ci servono alcune informazioni per poter effettuare bene l'ancoraggio emozionale, ci servono alcune informazioni. Intanto, ad esempio, sapere se la persona che abbiamo di fronte è prevalentemente visiva, uditiva o cinestesica, quindi non sapendolo e notando un segnale, quello che conviene fare è utilizzare un'ancora multipla. Un'ancora multipla è un'ancora che utilizza più sensori, più segnali, diciamo, più sistemi sensoriali. Ovviamente un'ancora multipla può essere, diciamo, fatta con molti segnali, può essere un'ancora uditiva, un tono di voce, può essere un'ancora cinestesica, un toccamento o un'ancora visiva, un gesto particolare. È evidente che questo si può utilizzare in tutte le condizioni che noi, in cui noi partecipiamo. Ad esempio, vedo Stefano Gatto che balla il tango, anche nel tango si possono fare degli ancoraggi emozionali particolari. Intanto saluto tutte le persone che sono collegate, Antonietta, Stefano, Giorgio, eccetera. Anche il tango è un ambiente per dire un ballo, un qualcosa, perché comunque se tu riesci a produrre un'emozione molto forte, e qua è anche il ballo stesso, ad esempio. Ciao Laura, il tango stesso, nel caso vedo Stefano Gatto, può procurare un'emozione. Nel momento in cui la persona vive quell'emozione, tu percepisci che la vive, puoi ancorarla attraverso un toccamento particolare. Se ad esempio sai che la persona, per dire, diciamo, è cinestesica, dovrai fare un segnale che contraddistingue, che si possa identificare in modo diverso rispetto agli altri. Ad esempio, un particolare toccamento della schiena, nell'abbraccio, oppure un particolare modo di stringere la mano.